Oggi ho ricevuto l'ennesima richiesta di creazione di un sito e-commerce, ma non un sito e-commerce qualsiasi, un sito sexy shop. Te ne parlo subito dopo la sigla. Io sono Mirko Galassi, da 20 anni opero nel campo del digital, negli ultimi 10 anni come imprenditore e nei precedenti 10 come tecnico. Ho avuto modo di lavorare su piccoli e grandi progetti per una moltitudine di aziende, di attività e quindi in questo spazio, su questo canale Magnetor, sto mettendo a disposizione quelle che sono le mie esperienze. E in particolare oggi ti vorrei parlare di una mail che ho ricevuto poco fa e che ho già risposto. Ha senso aprire un e-commerce di articoli erotici? La mia risposta è non per tutti, molto probabilmente veramente per poche persone. Sebbene un tempo all'inizio magari forse 10 anni fa poteva avere un senso perché non c'era ancora una competizione aggressiva come quella di oggi. Oggi per aprire un e-commerce serve molto probabilmente metterci la faccia. Come fa? Non so, prova a cercare su YouTube, cerchi sexy shop, cose di questo genere, ti vengono fuori una serie di personaggi che riescono a fare dei video, a mio avviso, attrattivi. Ad esempio Martina Finocchio è una di questi personaggi che può in qualche modo riuscire a influenzare un pubblico per far sì che poi vengano venduti determinati prodotti. Ecco, ma non tutti sono in grado di essere Martina Finocchio. C'è chi non ha magari gli piace questo mondo, ma di fatto non ci metterebbe mai la faccia. E quindi se non riesci a trovare una caratteristica innovativa, una big idea, qualcosa che è di contrasto a tutto quello che c'è là fuori, sei il clone del clone del clone del clone e di fatto la tua idea molto difficilmente andrà lontano. Soprattutto se pensi di investire lo stesso budget che investono tutti. Sono budget piccoli, 5, 6... ma metti anche 10.000 euro. Cioè, se veramente vuoi fare qualcosa di diverso, se veramente ti vuoi imporre, c'è necessità di un budget molto più importante. Allora cosa fai se non hai un budget importante di questo tipo? Devi trovare una nicchia e all'interno di questa nicchia devi trovare diciamo un'area in cui non è stato coperto il mercato. Allora hai la possibilità, con un budget ridotto, di iniziare a monetizzare e ciò che porti a casa puoi costruire un brand che nel lungo termine, ok, nel medio lungo termine, diventa un asset, cioè qualcosa, un capitale che ha valore ed è rivendibile. Se no non ce la fai. Questo era per rispondere al fatto di se ha senso aprire un e-commerce per vendere articoli erotici. La maggior parte dei casi la maggior parte delle persone fallisce in un mercato di questo tipo perché è troppo troppo complesso. È tutto, ci vediamo con il prossimo video. Se ti è piaciuto questo video, se lo trovate interessante, metti un like e iscriviti a questo canale per avere sempre degli aggiornamenti. Ah, a proposito, qui sotto trovi un link veramente interessante che ti può essere utile se sei un commerciante, un imprenditore, un venditore o un negoziante, per imparare qualcosa di più su come vendere online. Ciao, da Mirko Galassi.